Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo alla prima edizione del webinar di AI, di Assintel, dove cercheremo insieme a un ospite illustre che spero si connetti da Marte prima o poi, vi racconteremo della computer vision. Il programma di Assintel legato al nostro gruppo di lavoro di intelligenza artificiale vuole nei prossimi mesi andare a raccontarvi quelle che sono le opportunità per le aziende, non solo, dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo con esperti, però cercheremo in qualche modo di raccontarlo in maniera molto molto semplice. Oggi avremo appunto il piacere di ospitare Ernesto Damiani. Ernesto Damiani è un mega professore dell'Università Statale di Milano, ed è attualmente direttore dell'Istituto di Intelligenza e Sistemi di Robotica al Khalifa University ad Abu Dhabi, e anche presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale, che è il CINI, quello che fa capo a tutte le università. E come potete vedere un po' dai numeri, è considerato ad oggi il più prolifico scienziato tecnologico europeo. Quindi, in attesa che si connette e lo presentiamo, volevo farvi vedere un po' l'agenda che abbiamo preparato per voi quest'oggi, dove appunto andiamo un attimo ad elencarvi quelle che sono le attività che stiamo svolgendo all'interno del gruppo di intelligenza artificiale in capo ad Assintel, con un breve sunto e argomenti su quelle che sono le definizioni di intelligenza artificiale, più nello specifico della computer vision che vedremo oggi, cioè il computer, quindi gli algoritmi di intelligenza artificiale basati sulla visione, cioè quindi che cosa vedono i computer e come appunto possiamo andare a utilizzare questi strumenti per le aziende e per noi stessi. Su questo ovviamente andremo a disporre dei più ampi esempi che abbiamo trovati molto semplici della computer vision, mostrandoveli e ovviamente dandoveli anche poi a fine webinar come condivisioni di tutto quello che comunque state vedendo in questo momento. Al di là di questa presentazione, avremo anche modo di rispondere a delle domande, quindi se qualcuno di voi durante questa presentazione volesse fare delle domande, noi siamo assolutamente a completa disposizione per andare a rispondere ai vostri quesiti e alle vostre curiosità. La parte appunto del GDL, quindi il gruppo di lavoro di intelligenza artificiale, ha diversi obiettivi. Uno tra questi è quello appunto di avere le attività di condivisione, ma anche proprio di cultura legata all'intelligenza artificiale. Sono tante le aziende che hanno aderito e sono all'interno del nostro gruppo di lavoro, e il nostro gruppo di lavoro oggi è anche all'interno del più grande hub di rete legato alla comunità europea. Tanto vedo collegato il prof, ve l'ho appena presentato. Ciao prof, come stai innanzitutto? Molto bene, e grazie per l'opportunità di dialogare con te e con tutto il pubblico del webinar, è un piacere. Grazie mille a te. Ho fatto una slide intera di presentazione del lavoro che stai portando avanti nelle diverse commissioni, nelle diverse aziende, al ministero. Quindi ci piacerebbe appunto con te andare a capire il lavoro che state facendo. Sto facendo un attimo la panoramica, raccontando quello che stiamo facendo noi in Assintel, in Camera di Commercio, e il nostro gruppo di lavoro che ad oggi, ad esempio, nella Digital SME, che è la parte, diciamo, della comunità europea, rappresentata appunto da tante PMI digitali innovative, ma anche startup, in Assintel è il 10%.
quindi raccogliamo il 10% delle nostre aziende che sono rappresentate all'interno di questo Digital SME e in, anche proprio all'interno di questo gruppo che si è creato l'anno scorso proprio sulla intelligenza artificiale. Oggi appunto parliamo con te dell'intelligenza artificiale e del lavoro che appunto state facendo, con però una sorta di lettura, se vuoi, un po' sempliciotta. Quindi molti parlano di intelligenza artificiale, però pochi ancora oggi sanno quelle che sono il lavoro che c'è dietro, cioè che cosa può effettivamente fare l'intelligenza artificiale con noi. Ed è proprio su questo proposito che ho una slide appunto del lavoro che è stato fatto sul Ministero e con te appunto volevo parlare di che cosa fa questo lavoro, quindi che cosa avete fatto. Ma questo è, diciamo così, è un'iniziativa del Ministero dell'Innovazione, quindi sostanzialmente l'idea è quella di fornire una palestra non tanto per lo studio dell'intelligenza artificiale a livello di aspetto culturale scolastico, anche se anche quello è un aspetto di interesse, perché poi ne parliamo, così come c'era stato il movimento per fare il coding a scuola, non tanto per far diventare gli studenti programmatori, ma per fare creare, diciamo così, l'interesse e stimolare una certa mentalità, forse anche per l'intelligenza artificiale arriverà quel momento di essere portata come strumento educativo. Qui però lo scopo non era di arrivare ad uno strumento educativo. Noi siamo stati coinvolti come consorzio interuniversitario nazionale di informatica, che poi è quello il consorzio che mette in piedi un po' tutti i professori di informatica e ricercatori di informatica delle università italiane. Questa è una piattaforma che serve per far capire dove sta il business. Cioè è una piattaforma che serve per far capire le opportunità che l'intelligenza artificiale, o meglio le tecniche che adesso stanno emergendo dell'intelligenza artificiale, quindi fondamentalmente la possibilità di apprendere in modo affidabile, rapido e sicuro dall'esperienza precedente, può diventare una grossa esperienza di business nella personalizzazione dei servizi, ecco. E qui lo scopo è far vedere l'intelligenza artificiale nel mondo reale. La piattaforma è basata su, diciamo, un lavoro che è stato fatto in Nord Europa, quindi questi qui sono, diciamo così, vengono i contenuti sono stati prima programmati in Finlandia, sono stati programmati in alcuni paesi scandinavi, sono stati accuratamente mirati per l'Italia. Lo scopo è quello di far capire cosa succede, perché è un grande momento, ma anche per il business, per poter passare da un paradigma basato su algoritmi a un paradigma basato su dati, in cui quello che è poter raccogliere i dati sul comportamento dei clienti, degli utenti, delle persone, degli altri. Quindi questo io consiglio in quella direzione lì. È stato fatto perché tanti si domandano: devo farlo prendere una laurea in informatica prima di riuscire a mettere l'intelligenza artificiale al servizio della mia attività? O posso in qualche... Ora, tanti hanno capito la tecnologia anche senza avere una laurea in informatica, e magari sono stati diciamo dei businessman o degli imprenditori di successo lo stesso. Ricordo che Bill Gates non ha mai finito l'informatica, no? Quindi questo piattaforma si pone in relazione lì. Secondo me è molto utile per chi vuole, si sta domandando. Faccio un esempio solo, uno degli esempi che c'è dentro: riconoscimento di un cliente che è già venuto. Sembra una stupidaggine, ma in un ristorante, in un'attività, in tantissime attività, questo tipo di personalizzazione dei servizi oggi è atteso. La gente si aspetta di essere conosciuta, si aspetta che tu ti ricordi se aveva detto che preferiva una cosa piuttosto che un'altra. Il valore aggiunto che dà un business, la capacità di capire che AI può voler dire questo, quindi può voler dire personalizzazione estrema del business, è una cosa che questa piattaforma ci ricorda. Poi non ti spiega a farlo. Sì, infatti è quello che stiamo cercando. Puoi usare l'AI per migliorare o per rendere efficace la tua idea di business. Infatti è quello che stiamo cercando e che divulghiamo assolutamente, infatti poi tutte queste slide vengono
vengono condivise e ed è proprio legato anche alla cultura che secondo noi manca proprio nella parte di coscienza di ognuno di noi, no? La parte, un'altra slide che ho raccolto con un video è legato al lavoro che avete fatto invece in Enisa. Qua è secondo me molto più tecnico, quindi è un po' difficile, no, da affrontare, però è un valore aggiunto a tutti gli effetti, no, di come appunto anche l'intelligenza artificiale può supportarci in quelli che sono gli attacchi legati al mondo degli hacker. Certo, questa è una cosa importantissima perché non ci abbiamo esperienza. Allora, consiglio è che facciamo un legame con la cosa di prima, secondo me. Il legame è questo. Con l'intelligenza artificiale che si inserisce in tanti settori di business, si inserisce anche in settori di business fortemente regolamentati e che sono potenzialmente delicati anche per, diciamo, il benessere e la safety dell'uomo. Pensa ai trasporti. Prima parlavo del riconoscimento del cliente che torna, ma se questo è uno spaziente che torna in uno studio medico e l'intelligenza artificiale ricorda chi era e perché è venuto la volta prima, allora un errore o un attacco in quel punto può diventare veramente difficile, perché da gestire, perché può portare decisioni sbagliate di cui poi ci sono dei responsabili e anche conseguenze magari di natura penale. Allora, come facciamo a far agire l'intelligenza artificiale in un mondo dove ci sono le minacce? Ecco lì, threat landscape, che è comparso adesso nella slide, si riferisce al panorama delle minacce che sono state riscontrate nelle applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto di computer vision, perché immagini che tantissimi di questi riconoscimenti, lo sai benissimo, sono fatti sulla base della capacità delle macchine di interpretare il video e quindi di capire cosa sta succedendo. Quindi se l'hacker fa capire male al sistema in fase di adattamento o poi in fase di produzione, e beh, il sistema prende una decisione che magari può avere una conseguenza grave per qualcuno. Quindi c'è molto bisogno, se vogliamo che l'AI vada nella videosorveglianza, che vada nella personalizzazione dei servizi, che vada nel digital health, ma anche nel pensare all'AI in palestra, quella che ti aiuta a c'è bisogno di c'è se il rischio che qualche malintenzionato possa poi avvalersene per poi fare del vandalismo oppure peggio ancora un attacco, diciamo così. In quel caso lì dobbiamo rendere l'intelligenza artificiale robusta. Come si fa? Beh, questa è una cosa che non è giusto chiedere all'imprenditore che la usa per sviluppare la sua attività. Bisogna che sia nelle librerie, bisogna che sia nel tool software questa robustezza. E come Enisa abbiamo cercato di dare delle prime indicazioni a chi produce le piattaforme che poi vengono usate per l'innovazione da parte delle aziende, e come fare per renderle robuste e per rendere più difficile a qualcuno interferire. E quindi computer vision, diciamo così, è uno dei punti dove c'è più esperienza negli attacchi e nel prevenirli e cercare di prevenirli. Esatto, ha introdotto infatti la parte di computer vision. Noi abbiamo portato degli esempi veramente, ti ripeto, molto molto semplici, no, per far comprendere alle persone che cosa il computer sostanzialmente vede per noi, no? Questa è quella che noi ovviamente andiamo a definire la face detection, no, la face recognition, il fatto di andare in qualche modo per il computer a identificare se un'immagine o una serie di immagini, quindi in questo caso un video, può andare a riconoscere una persona per far compiere delle azioni. Con te appunto volevo vedere questo video che un po' racchiude, no, queste esperienze di riconoscimento che vanno dalla persona, e l'abbiamo visto in ambito sicurezza ad esempio nel mondo cinese, no, che lì sono autorizzati anche a fare queste tipologie di scansioni, però può essere anche un valore aggiunto nel boarding, quindi nell'attraversare magari un cancello di sicurezza, e quindi ecco, su questa tecnica di computer vision secondo te dov'è che arriveremo? Cioè c'è già un bel lavoro, delle belle librerie, dei bei strumenti a disposizione, e quali potrebbero essere secondo te nel futuro l'utilizzo della face recognition? Beh, allora, innanzitutto abbiamo delle ottime librerie. Io c'ero già allora al vecchio tempo in cui i sistemi riconoscevano solo persone che erano state prima viste in una condizione controllata.
e quindi bisognava andare in una sorta di cabina fotografica, il sistema faceva il modello tridimensionale della tua faccia e dopo ti riconosceva te, però non era in grado di riconoscere quello che aveva già visto in condizioni non controllate. Adesso, grazie al machine learning e allo sviluppo di modelli, non entro nel tecnico, ma le librerie di adesso è uno dei problemi, diciamo, che vengono risolti molto bene anche senza aver diciamo, visto la persona in ambiente controllato, semplicemente guardando persone che hai già visto in ambienti qualunque, compresa atteggiamenti differenti, occlusioni, persino qui io sono in Medio Oriente, anche come sai, in Medio Oriente abbiamo la capacità di riconoscere la gente anche quando portano veli e portano occlusioni sul viso, quindi addirittura in quel caso. Oggi ci sono sistemi nuovi che espandono la tecnica del riconoscimento facciale al riconoscimento fisico e posturale, e quindi ti riconoscono anche di spalle. Quindi abbiamo, complementando e mettendo insieme, abbiamo la possibilità di fare autenticazione come servizio su larga scala. Quindi questo vuol dire che è possibile in metropolitana fare biglietti intanto che cammini tranquillamente. Abbiamo visto prima nel video l'esempio, no? Ma io tolgo il tornello e metto una telecamera. Questo sembra facile, non lo è, ma vuol dire un mondo in cui diciamo, tantissimi colli di bottiglia si eliminano diciamo, nella gestione del servizio. Siamo arrivati a un punto con il riconoscimento facciale anche con le mascherine, perché molti credono che siccome c'erano le mascherine, ci sono stati anche alcuni diciamo, cali in borsa di società di autenticazione basata su AI, perché qualcuno pensa che siccome ci sono le mascherine sarà meno accurata l'identificazione delle persone. No, non è vero. Sono state messe a punto delle tecniche che integrano, come dicevo, faccia e postura, e quindi anche in presenza di occlusioni massicce ci si riconosce molto bene, e su larga scala, migliaia di persone nella stessa foto, tutte riconosciute nel giro di alcune centinaia di millisecondi. Quindi abbastanza. Sì, questa che stiamo facendo vedere è la applicazione della ricerca del serial killer in uno stadio, che esatto, è uno dei problemi più su questo. Ecco. Sì, su questo avevo fatto un tweet, ovviamente senza alcun tipo di risposta, a Elon Musk, perché sai che negli Stati Uniti loro bloccano completamente e inviano un messaggio a tutti, proprio come app di Stato, nel momento in cui sparisce una persona. Cioè, quando c'è una che manca una persona, magari una persona anche minorenne, manda un messaggio a tutti di... se vedete questa persona, informate. E ho detto, ma scusate, ma lì avete tantissime di queste auto elettriche, comunque gestite con tante telecamere, perché non elaborate quelle informazioni e andate a vedere se per le strade, cioè, la utilizzate un po' come camera per il riconoscimento di quella persona scomparsa, no? Poteva essere, cioè, può essere anche lì uno strumento molto utile per la sicurezza. Sì, io dico solo che sono d'accordo, ci sono 100 servizi che non sono ancora stati fatti, non perché non si possono fare dal punto di vista della tecnologia di base, ma perché non sono ancora stati pensati. Lo spazio di innovazione è più grande ancora di quello della ricerca di base. Quello che c'è di base, voglio solo dire che il grosso cambiamento è stato verso, diciamo così, la metà degli anni 2000-2010, quando si è smesso di usare delle feature facciali che erano precodificate, tipo la distanza tra gli occhi, piuttosto che il rapporto tra l'unghia del naso e la bocca, e che erano quelle classiche, e si è lasciato che i sistemi imparassero loro quali erano le feature facciali da utilizzare. E quindi questo ha consentito, consente al sistema di adattarsi anche a diversi across le differenze, diciamo, fisionomiche, persone di provenienze diverse, riconoscere le occlusioni, meglio di quello che facevano i sistemi vecchi, che avevano bisogno, quando il feature non era visibile, perché non era possibile misurare la distanza tra gli occhi perché c'era un'occlusione, quei sistemi lì avevano bisogno di inventarsela quella distanza, perché era solo sulla base di quella. Adesso invece il sistema in qualche modo è in grado di utilizzare quelle feature emergenti che si determina lui, e quindi opera molto meglio in una varietà di condizioni. Non è tanto l'accuratezza nella miglior condizione possibile che è migliorata, è l'accuratezza in tutte le condizioni di questi sistemi. Effettivamente è una cosa che un po' spaventa, anche perché
il mondo saprà se ci sei o non ci sei. È bellissima l'idea della chi l'ha visto basato su sull'intelligenza artificiale e, sì. E potenzialmente la tecnologia lo può fare, ovviamente però è l'innovazione di servizio deve investarsi sopra. Faccio vedere appunto un altro esempio, no, alle persone che ci stanno ascoltando, legato appunto all'evoluzione, no? Cioè quindi del face detection, che non è più legato alla parte di ok, riconosco il viso, ma riconosco un'espressione, no? Espressione basato su alcuni sentimenti. Questo laboratorio, ormai di qualche anno fa, l'aveva fatto per innanzitutto validare, no, e provare un prodotto, però forse il più famoso che non è incluso è quello legato all'intervista che era stata fatta al Senato di Zuckerberg al senatore che gli domandava ma scusate, ma se è gratuito voi dove ci guadagnate? E lui ha detto noi vendiamo pubblicità. Quindi questa libreria va a dare dei riferimenti legati non solo al viso, ma anche proprio a quella che la persona sta provando in quel momento. Quindi anche su questo io credo che ci possono essere delle evoluzioni e delle sensazioni che magari anche io e te in questo momento siamo collegati a uno schermo, qualcuno sta utilizzando quella libreria e vede quanta ammirazione io ho in te, prof, perché per me sei ovviamente... Guarda, hai fatto un esempio bellissimo. È un esempio bellissimo, le micro espressioni facciali, perché un conto era distinguere 4-5 espressioni. Adesso abbiamo la capacità di questi sistemi di usare la micro espressione facciale per fare distinzioni fini. Quindi, in qualche modo, per esempio, pensa alla propensione all'acquisto, che è molto interessante, certo. come stima sulla base dell'espressione. Perché senti, se tu stai apprezzando qualcosa e il livello con cui lo stai apprezzando è una delle frontiere di questa ricerca, che lo stima sulla base di micro movimenti e micro atteggiamenti facciali che non sono solo le 5 emozioni, arrabbiato, contento e così via, vanno proprio a distinguere le diverse micro caratteristiche del tuo stato interno sulla base della faccia. Purtroppo l'anima è lo specchio dell'anima, questo non c'è dubbio. L'intelligenza artificiale sarà confermata. L'altra introduzione è la parte della classificazione dell'immagine e la parte dell'image recognition, no? Cioè quindi praticamente il fatto che l'intelligenza artificiale va e riconosce un determinato oggetto o una determinata immagine. Noi in Dilium, ti porto autoreferenziali alcuni lavori che abbiamo fatto all'interno della nostra startup, utilizziamo molto la parte di image recognition per attivare il marketing for fun, ad esempio, quindi abbiamo fatto un brevetto legato alla possibilità di andare a riconoscere un'immagine al suo interno e partire a livello proprio di engagement per l'utente un instant win, quindi vinci o meno basandosi su un'immagine. La parte, diciamo, anche qua di biglietto da visita, quindi io inquadro un biglietto da visita, non ho più le informazioni visive, ma posso andare a fare delle call to action legate al chiama direttamente quel contatto, vedi un biglietto da visita. La parte educazione, che anche quella porterebbe ai ragazzi una esplorazione innovativa legata a, che ne so, vedo un'immagine dei pianeti con la realtà aumentata, io riconosco quell'immagine e sopra vado a far vedere come ruotano, ad esempio. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto proprio per sull'intelligenza artificiale è un lavoro sull'image recognition. Quando la racconto alle persone dico molto semplicemente è il nuovo QR code, che parlandone in Giappone con il capo dell'azienda del QR code e mi fa no, aspetta. Però per facilitare è che l'immagine in qualche modo attraverso questi algoritmi diventa univoca e su quell'immagine io posso ovviamente andare ad inserire tutta una serie di oggetti e funzionalità. Io conosco questo lavoro, faccio un esempio, il semplice fatto che ci possa essere una figura che si sovrappone alla realtà e il comportamento della parte aumentata dipende dalla circostanza della persona. Questo qui è uno strumento potentissimo, io ho visto che in Dilium lo maneggiate veramente molto bene. Quindi, grazie. È una realtà non solo aumentata, è personalizzata, perché sì. Quello che
dire, nella parte aumentata dipende dal contesto di utilizzo dell'applicazione. Quindi è questo un concetto veramente potente per l'innovazione nel business, secondo me. Io qui un'altra cosa te lo dico pubblicamente, che ti rubo spesso nelle citazioni che faccio, perché sulla parte appunto della realtà aumentata, no? Quando andiamo ad inserire un oggetto all'interno dello spazio, quindi quale potrebbe essere un mobile, un divano o comunque qualche oggetto all'interno della realtà aumentata, racconto che ci potrebbe essere il bit and bricks, quindi il fattore del digitale con il mattone, quindi qualcosa che non è più quasi distinguibile. Questo io l'avevo preso da una tua affermazione qualche tempo fa e quindi ecco, me lo sono fatto un po' mio, scusa. Grazie per il credit, ma credo che sia emersa qualcosa che abbiamo visto succedere insieme, cioè la sfera digitale e la sfera fisica si compenetrano, non è soltanto che esistono in parallelo come gemello digitale del mondo, è un mondo unico dove ci sono le parti digitali che possono essere fortuna controllate meglio di quelle fisiche e che in qualche modo ne aumentano. Io penso anche solo a un progetto che abbiamo, di cui abbiamo discusso, che era quello di come catturi l'esperienza dell'esperto in una situazione particolare e poi come la subisci. Ecco, qui hai esattamente le situazioni in cui le aziende che mandano in pensione le persone vorrebbero tanto averle ancora lì la volta che serve la loro esperienza, il trucco da applicare in una situazione difficile. La realtà aumentata ti può riportare lì il suggerimento che tu hai estratto in un altro momento. Questa è una cosa, essenzialmente, un esempio di apprendimento esperienziale che va dall'uomo all'uomo attraverso la macchina, ed è una cosa secondo me di grandissima importanza che troveremo modo di sviluppare, io credo. Altra, vabbè, funzionalità della computer vision è quella dell'action recognition, quindi che cosa sta facendo quell'immagine e una serie di immagini, quindi un video. Questa è una libreria del 2010 dove racconta appunto e classifica quelli che sono i comportamenti di, in questo caso, ginnasti, tuffatori, sport, golf, eccetera, eccetera. La parte che secondo me è interessante da andare ad analizzare qui è che ovviamente parliamo del 2010, quindi parliamo comunque di diversi anni fa. Molti credono che lasciami passare in termini moda della intelligenza artificiale sia solamente di 2, 3, 4 anni, però ci sono dei documenti, e anche tu comunque come pioniere dell'intelligenza artificiale sono datati decine e decine di anni fa, no? Quindi ecco, innanzitutto, cioè, quando è che è nata la parte, diciamo, di intelligenza artificiale? Cioè, mi puoi un attimo ricordare, no, come avete fatto a partire? Io ero un pioniere solo nel senso che sono abbastanza vecchio per essere stato presente, ed sono stato presente, diciamo così, in un momento in cui l'intelligenza artificiale era soprattutto il ragionamento simbolico. Non so, qualcuno forse si ricorderà il discorso dei sistemi esperti, che applicavano basi di regole che si potevano evolvere, non basi di regole fisse, per tutta una serie di problemi. Il sistema esperto aveva il compito nella diagnostica, aveva il compito nella risoluzione dei problemi, aveva il compito, veniva utilizzato in tutta una serie di cose, ma faceva soprattutto una parte percettiva, cioè non ragionava sulla realtà, ma su una rappresentazione in termini di regole, che era fatta sostanzialmente dall'uomo. Il grande momento, il momento cui io ho visto successo tra il 2006 e il 2007, è stata la grande discontinuità in cui si è imparato a fare delle inferenze sulla realtà direttamente su quello che veniva percepito, cioè sull'immagine, ad esempio. Questo, ci sono i tre vincitori del premio Turing, che sono Hinton, Danger, che hanno presentato ciascuno una sfaccettatura di questa capacità, fare inferenze direttamente sul dato sensoriale. È una cosa molto difficile, perché mentre l'inferenza su una regola applica, diciamo, un procedimento algoritmico, quindi se due cose sono vere ne derivo che una terza è vera, faccio un tipo di ragionamento simbolico, le inferenze sulla base dei dati sensoriali sono una cosa un pochino più complicata.
un uomo le sa fare, perché tu capisci una situazione, le vedi. Io credo che il momento di discontinuità della metà degli anni 2000 sia stato il momento in cui c'è stata la potenza di calcolo e le idee da parte di questi, io ho citato questi tre come tre, diciamo, sono vincitori del premio Turing, ma ci sono stati tanti altri, anche in Italia, cioè nel CINI abbiamo un bel numero di ricercatori italiani di prestigio in questo settore e che hanno direttamente la parte percettiva alla parte di inferenza. Tu puoi, e non c'è bisogno quindi di passare per una rappresentazione del dato e poi applicare delle regole. Si fa come l'uomo che capisce una situazione promettente o pericolosa direttamente dal flusso sensoriale. Questo richiede un addestramento dei programmi che è proprio, diciamo, quello che oggi abbiamo imparato a fare, il machine learning sui dati di visione, l'apprendimento computazionale. Questa è stata la cosa. Io cito, anche a Milano abbiamo avuto diversi, diciamo così, pionieri che credevano nell'apprendimento computazionale quando non funzionava, perché crederci adesso che funziona è più facile. Abbiamo avuto tanti anni in cui i tentativi cioè, si provava e non funzionavano, ma per fortuna è stato chi non ha smesso di crederci. Un altro video, questo di un paio di anni fa, è legato a questa somma, no? Cioè di comunque di andare ad analizzare le immagini dove non solo il comportamento della persona viene visualizzata, ma viene associato anche la parte di prodotto che sto prendendo, che sto lasciando. Secondo me questa è una delle sfide prossime e future, no? Legate al fatto che i negozi oggi hanno sempre un cuore di bottiglia che è legato alla cassa, no? Quindi uno dei prossimi obiettivi legati appunto all'intelligenza artificiale è quella di avere finalmente il self-checkout, ma veramente self, cioè veramente che non ho più necessità di fare alcun tipo di azione, proprio perché ci sono tutta una serie di telecamere, di algoritmi e di funzioni che vedono che cosa stai facendo e che cosa appunto stai acquistando. Questa è un'azienda che appunto la Standard Store, della Standard Recognition degli Stati Uniti, ha finalmente attivato all'interno di un suo store, no? Perché molti ci potrebbero dire, ma ok, prof, ma sono sempre dei test, no? Cioè sono sempre comunque delle condizioni da laboratorio dove delle persone stanno provando, facendo, eccetera. Invece, proprio questo esperimento di questa azienda, poi ovviamente ce ne sono tante altre, l'Amazon in primis, hanno portato all'interno di un vero supermercato. Infatti, questa è la Standard Store. Dove questi algoritmi sono applicati, fa vedere proprio un vero checkout di questa persona che prende una Red Bull, la mette in tasca, prende altro, prende, esce e sul suo dispositivo viene effettivamente checkato, correttamente checkato. Ecco, questa ovviamente è un bel esempio, no, di come evolve la tecnologia a servizio. Certamente, io vorrei citare a complemento di questo, al di là del fatto che l'adattamento automatico dell'ambiente di vendita è nato ovviamente per la personalizzazione dell'e-commerce, ma esiste fortemente anche per la personalizzazione dell'ambiente fisico, quindi non solo io vedo che cosa stai comprando, ma anche posso in qualche modo adattare l'ambiente di vendita a chi è in quel momento nel negozio. Ed è una delle cose risapute in tecniche di vendita che portare quel che può interessare a livello degli occhi è il primo ingrediente perché venga acquistato. Quindi c'è anche un aspetto di plasticità dell'ambiente di vendita che l'intelligenza artificiale ha potuto sostenere. Poi c'è un settore che io apro solo un attimo, ma che è importantissimo, che è il dynamic pricing. Dynamic pricing vuol Ah, dire ok. adattare e adattare il prezzo alle condizioni di acquisto, ovviamente senza perderci, ma anche perdendoci alcuni clienti, purché tu raggiunga un obiettivo complessivo, è una delle tecniche su cui diciamo, l'algoritmica di intelligenza artificiale in questo momento è più impegnata. Tutti lo sappiamo con il dynamic pricing, perché quando compravamo prima dei blocchi un viaggio aereo, sapevi perfettamente che il prezzo non era assolutamente. Dipendeva da tutta una serie di variabili, compreso dove eri tu rispetto al posto dove volevi andare. Allora, da lì in poi sono nati,
delle tecniche di dynamic pricing estremamente complesse che servono per adattare il prezzo agli obiettivi contrastanti di massimizzare gli acquisti ma nello stesso tempo mantenere il profitto. Questa parte di dynamic pricing è un elemento che qualcuno che ci ascolta può trovare meno noioso, più noioso, ma è fondamentalmente importantissimo perché mostra cambia proprio la struttura delle transazioni economiche. Una parte un po' ludica, no, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale l'abbiamo vista con i filtri, l'abbiamo vista con le immagini, no? Quindi anche qua molto velocemente queste sono delle applicazioni software, no? Che la più famosa è quella che ho citato, Photoshop, dove permette, e l'abbiamo visto, di ottenere tutta una serie di soluzioni come immagini, filtri per farci belli legati appunto all'immagine, quindi a quello che il computer vede, e ovviamente dietro ci sono tutti questi sistemi che vanno a perfezionare, quindi ci fanno la pelle liscia piuttosto che ci aggiungono il trucco, eccetera eccetera. Forse ecco una cosa non l'ho inserita perché volevo andare su altro, però quello che stiamo guardando adesso è un pericolo legato al deepfake, cioè che cosa vuol dire nel momento in cui questa immagine, questa persona si muove e non siamo noi? Ma questo è interessante perché non so quanto la gente apprezzi come funziona la generazione, anche questi filtraggi funzionano come modelli generativi, vuol dire che quello che tu inserisci come input, la faccia con le rughe, è usata come input per la generazione di altre facce. E questa caratteristica generativa del modello non è che filtro l'immagine che gli do. L'immagine che gli do è da cui fioriscono tante altre immagini che sono varianti di quella che io ho inserito, ma con delle caratteristiche statisticamente leggermente diverse. Ecco perché servono dei filtri. Allora, queste cose qui sono da un lato preziosissime perché le posso utilizzare per fare degli insiemi di immagini dove generare milioni di immagini che mi servono per l'intelligenza artificiale tradizionale, per l'apprendimento. Non ho un training set, non ho un insieme di dati, ma lo genero con un modello generativo. Questa parte è importantissima. Nello stesso tempo questi modelli generativi stanno diventando veramente buoni. Quindi, per me, con la faccia tua che ridi, riesco a generare facce tue tristi. E però tu non sei stato triste mai in mia presenza, tu sei stato allegro, ma io ho usato il modello generativo per in qualche modo orientare il processo di generazione. Ho generato una cosa che è molto, molto sempre più difficile da distinguere da aver veramente fotografato mentre eri triste. Quindi l'azione del modello generativo su un stile, e qui è un'azione che in termini tecnici si chiama avversariale. È una cosa preziosissima da lato, perché senza generazione avversariale certi modelli di intelligenza artificiale non riesco a farli, perché non ho i dati di training, di addestramento. D'altro canto, tanto più bravo diviene il generatore, tanto più difficile è distinguerlo. E quindi penso che i nostri amici investigatori che usano video per dimostrare che una cosa ha avuto luogo oppure no, questa domanda differenzica, differenze, diventa sempre più difficile. Perché questa è l'evoluzione di questi modelli generativi, purtroppo. Passiamo, ovviamente c'è il computer vision, abbiamo dovuto in qualche modo classificare un po' gli argomenti, no? E quello che porta poi alla fine delle slide che volevo mostrare, che in qualche modo per l'immaginario collettivo è la massima ispirazione dell'intelligenza artificiale, ma la vedremo dopo, parte comunque dall'object recognition, cioè la parte che il computer rileva attraverso sempre delle immagini, quindi vedendo un'immagine e poi insieme di immagini, quindi un video, che cosa c'è all'interno, quindi come televisori, automobili, piatti, eccetera, eccetera. Anche di questo c'è un piccolo video, dove appunto fa vedere attraverso questa libreria schemaiolo l'individuazione di tutta questa serie di oggetti. E qui andiamo a citare, che ovviamente non possiamo fare i tecnici, però un minimo dobbiamo definirli, al deep learning, no? Cioè quindi noi stiamo insegnando al computer
attraverso un'immagine che ci sono delle motociclette, quindi dobbiamo caricare migliaia di immagini di biciclette al fine che alla milionesima e una immagine effettivamente va a individuare queste biciclette. Ecco, una breve panoramica da parte tua, no, su questo mondo dell'object detection per poi arrivare al self-driving, che è l'ultima slide che volevo mostrare. Beh, allora, in primo luogo voglio dire che c'è un legame tra quello che abbiamo fatto vedere prima. Chi ha ascoltato la storia dei modelli generativi se ne rende conto. Qui si tratta di fare quello che fa l'uomo, il quale è in grado di riconoscere degli oggetti che ovviamente quando sono visti in delle condizioni diverse da quando li ha visti per la prima volta. Quindi, com'è possibile far apprendere ad un sistema questa capacità di riconoscimento, soprattutto con una generalizzazione buona? Vuol dire che se io ho visto un cane di fronte e tu me lo fai vedere di spalle, io riconosco lo stesso cane, anche se di spalle non l'avevo mai visto. Allora, questa capacità di generalizzare dal modello si ottiene alimentandolo con dati generati da modelli generativi. Cioè, io prendo le vere foto del cane o del cavallo, dell'acqua in questo caso, che ho, non le do direttamente al modello, ma le do in input a un generatore. Il generatore le moltiplica, le cambia, le varia, ne amplia, diciamo così, la rappresentatività, e poi il modello riconoscitore io lo vado ad addestrare sulla base dei dati che il generatore ha generato. Questo lo posso fare sia in un momento preciso, ma anche sempre, durante tutta la vita del modello. Così, se arriva un cane che si sdraia sulle mie gambe, come questo cane qua, e non è mai successo, un'immagine viene automaticamente usata per generare 100 esempi che modificano l'addestramento del riconoscitore. Quindi il riconoscitore continua a imparare per tutta la sua vita, non soltanto all'inizio quando viene addestrato. Ed è per questo che sono così bravi. Quello che stai vedendo non era probabilmente così bravo all'inizio, ma Certo. adesso se dovessimo andare a accostarci ai problemi di autonomia dei sistemi, sta proprio nel fatto che in un sistema del genere c'è una fase iniziale in cui l'accuratezza magari non è elevatissima e quindi è pericoloso che il sistema vada in giro da solo. Quindi hai bisogno di affiancarlo con un altro sistema meno bravo, in prospettiva, ma che all'inizio lo può in qualche maniera tenere a bada, perché devi lasciare alla dinamica dell'apprendimento il tempo per fare la sua corsa. E qui, vedete, è incredibile come ormai siamo a livello dell'uomo e più. Cioè, in tante circostanze, la capacità di object recognition veloce dello strumento automatico è diventata migliore di quella dell'uomo anche professionista. Io ho un progetto per la detection di oggetti ostili smontati nei bagagli negli aeroporti. Quindi l'esperto riconosce i pezzi separati di una pistola, ma adesso l'object recognition è paragonabile e non si stanca mai. E quindi È il titolo appunto del anche nostro questo webinar, l'abbiamo no? fatto. Introduttivo, che il computer vede per noi, cioè perché effettivamente siamo arrivati. Sarebbe molto interessante capire quali sono le feature che il computer internamente, che il sistema internamente si sviluppa, non sempre sono le stesse che guarda l'operatore umano. Cioè, se tu Certo, vuoi vedere perché le arricchisce. Certo. qualcosa, è molto interessante vedere che non sono bravi come noi, ma non usano le stesse strategie cognitive che usiamo noi. Questo diciamo che è il suo sbocco, no? Qualche mese fa la Tesla ha inoltrato, no, la parte di che cosa vede le camere on board dei loro veicoli, e vediamo che in effetti, cioè, sono molteplici le classificazioni, oggetti, segnali, strisce, velocità, tipologie, oggetti. Cioè, quindi siamo arrivati alla fine proprio dall'immagine, dalle azioni, dalla classificazione degli oggetti, fino ad arrivare a quella che oggi è considerata la massima, non so se posso utilizzare questo termine, però soluzione per il futuro della guida autonoma. Quindi anche su questo un piccola riflessione per poi lasciare anche spazio a qualche domanda che ci sono per andare poi in chiusura, che mancano appunto 10 minuti. Io non voglio portare altro tempo. Ovviamente questo è un compito cognitivo importante e difficile anche per gli uomini. Ok?
Tant'è vero che ci sono persone che, diciamo, dopo un po' patente controlliamo la gente, no? Non solo per la loro capacità, diciamo, fisiologica, ma anche per la capacità di gestire situazioni cognitive complesse come guidare nel traffico. E questo è uno degli elementi più difficili. L'intelligenza artificiale guida già da tempo in situazioni controllate e semplici. Quindi la navetta che gira all'interno del magazzino, parlavamo di Amazon prima, che ha 100 brevetti di questo tipo, della navigazione di veicoli in ambienti controllati, e lì l'intelligenza artificiale già la fa da padrone. Nell'ambiente non controllato, e ovviamente questa è la frontiera della capacità del sistema, ed è un sistema del tipo che dicevo prima, con una plasticità, un apprendimento continuo. C'è un problema che intanto guidi e impari potresti fare del male a qualcuno, e quindi questo è uno dei temi difficili su cui riuscire a gestire questo tipo di progetti di apprendimento iniziale da parte di questi sistemi. Però io credo che ci arriviamo, nel senso che l'autonomia è il traguardo a cui adesso un po' tutti stendono, e ci sono stati alcuni momenti più favorevoli, altri meno, ci sono stati dei casi più difficili da gestire, però effettivamente credo che sia portata di mano del sistema attuale, arrivare ad un'autonomia quasi completa della gestione. Sì, questo qua brevemente un video che io vado a mostrare proprio nella prima fase di insegnamento, no? Di che cos'è appunto l'intelligenza artificiale e come io vado a insegnare alla macchina dei comportamenti. E il video che faccio vedere perché sostanzialmente vado a generare comunque dei modelli e vado poi per ogni singola soluzione a evidenziare quella che si è comportata meglio, quindi insegnando il fatto di proseguire verso una direzione piuttosto che l'altra, proprio nell'insegnamento. Fino ad arrivare ovviamente poi a imparare, e quindi quando tutti i modelli sono lavorati, ovviamente c'è la gara tra AI. Io volevo passare alcune domande che sono arrivate. Buongiorno, allora, il GDPR, ovviamente parliamo anche di legal, perché quando parliamo di cautele e consensi per utilizzare dati biometrici, quindi ci sono ad oggi delle evoluzioni sul GDPR, quindi legato al fatto del riconoscimento, che tu sappia, cioè hai avuto modo. Il GDPR effettivamente è un importantissimo punto di regolazione direi dell'utilizzo del dato personale, e quindi l'utilizzo del dato personale comporta una serie di obblighi, soprattutto quando il dato appunto è riconducibile ad una identità. E se il dato personale non è riconducibile ad un'identità, allora in quel caso invece diciamo che gli obblighi a carico di chi lo detiene e lo genera sono inferiori. Sicuramente per l'autenticazione questo è un problema non piccolo, perché ovviamente per l'autenticazione io non voglio avere dei dati che sono veri, tipici, io voglio dei dati effettivi, e quindi chi detiene diciamo così i dati relativi all'autenticazione deve in qualche maniera farsi carico degli obblighi. Se qualcuno vuole essere dimenticato dalla metropolitana deve poterlo fare, quindi se io gestisco il riconoscimento facciale per l'accesso alle stazioni della metropolitana e so ad una identità, una registrazione, devo avere anche i documenti richiesti al GDPR, ivi compresa la possibilità per qualcuno di sapere se è presente la sua identità e eventualmente chiederne la rimozione. Questo può aggravare i costi, non c'è dubbio. D'altro canto ricordo che laddove non è prevista l'identità ma solo la tipicità, e in molte applicazioni che abbiamo visto non serve il dato personale, basta che sia un dato realistico e tipico della popolazione, per quello si possono usare i modelli generativi. Il modello generativo genera una faccia, supponiamo che stia, diciamo, sto cercando di addestrare un rasoio intelligente che fa la barba bene. Questo rasoio non ha bisogno di essere addestrato su visi di persone vere, le quali poi potrebbero chiedere gli adempimenti GDPR sui dati che io ho conservato.
può essere addestrato su visi tipici generati a partire da un SID e come tale quei dati non appartengono a nessuna persona, sono per definizione dati non personali. Molto degli strumenti di oggi si cerca di far stare lì su dagli generativi anche per questo motivo, cioè per uscire dal problema della conservazione e detenzione del dato personale. Buongiorno, volevo sapere se è possibile allenare il modello di apprendimento partendo da un video oppure da un'immagine in 3D. Allora, i modelli di apprendimento sono tutti allenati partendo da una rappresentazione matematica della realtà. E questa rappresentazione matematica della realtà normalmente è un vettore. Quindi la risposta è un video è un insieme di immagini, ogni immagine è una matrice di pixel, ogni pixel è un numero, quindi questi vettori in modo naturale si possono e in modo semplice si possono ricavare così, e infatti molte librerie fanno così. In genere non funziona molto bene, però non dà risultati molto buoni per una serie di motivi, perché la rappresentazione del dato deve essere fatta attraverso forme un pochino più complesse di un vettore piatto, e questa rappresentazione del dato dipende dalla natura del dato medesimo. In genere si tratta di rappresentazioni tensoriali, qualcuno di voi avrà sentito parlare di TensorFlow. Quindi rappresentiamo il dato d'ingresso con una sorta di matrice multidimensionale. Questa versione è fondamentale farla giusta, e sulle immagini riesce bene, è per questo che la computer vision è stato il primo settore dell'intelligenza artificiale aver successo. Sul parlato riesce bene, ci è voluto un po' più di tempo, ma siamo capaci di un linguaggio naturale a convertire le frasi in questi vettori e tensori. Su altri input riesce meno bene, e non sempre, non dappertutto, quindi noi riusciamo a seguire l'approccio del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Però parlato, video e integrato azione video parlato sono senz'altro settori dove andiamo meglio in questo periodo. Quindi certo che si può, si fa tutti i giorni. Prof, io volevo approfittare della tua estrema gentilezza e disponibilità a farti anche io una domanda. La domanda che ho trovato appunto sull'esercizio, no, di approfondimento della parte del governo, che è legata alla proposito della previsione del futuro. Cioè, può secondo te arrivare un'intelligenza artificiale a fare una predizione del futuro, ma è di quello che stiamo vivendo tutti i giorni? Ma allora, questa è una bellissima, perché comporta una distinzione che gli esperti di intelligenza artificiale, diciamo, conoscono bene, che è la distinzione fra correlazione, quindi regolarità statistica, e causalità. È chiaro che l'intelligenza artificiale fa già delle previsioni e sono basate su regolarità statistiche, quindi in qualche modo diciamo l'intelligenza artificiale è capace di fare le sue previsioni sulla base di generalizzazioni di avvenimenti che sono avvenuti uno di seguito all'altro molte volte nel passato. Quindi se io sto in piedi mentre arriva una macchina e rischio di venire investito, se arriva una moto lo stesso, anche se io non ho mai sperimentato la situazione con la moto, generalmente la situazione precedente con la macchina. Questo tipo di inferenza si basa sul concetto di regolarità statistica, se vuoi di concorrenza. Tutti sanno, dagli economisti agli psicologi, che l'uomo non prevede il futuro solo sulla base della concorrenza statistica. Noi abbiamo una comprensione più profonda del legame di causalità. Quindi, per esempio, il problema per analogia, che è molto diversa dalla generalizzazione, perché ci permette di saltare da un contesto all'altro, anche se le immagini che vediamo sono completamente diverse. Tu mi battevi a bowling, io ti ho visto e ne deduco che mi batterai anche a ping pong. Dal punto di vista della correlazione, non c'è un sostegno, ma il sostegno di uno è capace di vederlo. Allora, è possibile che il processo di apprendimento computazionale arrivi anche a padroneggiare i legami causali e non soltanto quelli di correlazione? E secondo i grandi esperti sì, è possibile, ed è questo su cui, diciamo così, tantissimi di loro, io cito Joshua Bengio perché l'ho conosciuto, è venuto in Italia per ricevere il premio dell'Associazione Italiana delle Reti Neurali e io ero presente,
il suo discorso è stato tutto la capacità di passare dalla correlazione alla causalità. E questa è una capacità che alcuni uomini hanno, tra l'altro non tutti, perché ci sono anche quelli che non ci beccano, quindi non è nemmeno l'uomo sia sempre bravo, ed è un elemento che fino a un po' di tempo fa si pensava difficile da trasferire ai modelli, ma che adesso invece stiamo vedendo che diciamo ci sono in corso tentativi molto seri di farlo. Quindi la risposta secondo me è sì, saranno in grado, è solo questione di tempo. Prof, grazie, io ti libero che so che hai miliardi di altri appuntamenti, spero di vederti presto, Milano. Non gradevoli come questo, lo sai che diciamo, io mi diverto sempre perché diciamo in questo ping pong diciamo così, discussione di solito non lo facciamo in pubblico, ma l'abbiamo fatto tante volte in persona, io mi diverto sempre molto, quindi ti ringrazio per questa partita di ping pong virtuale, grazie tanto. Grazie mille a te prof, ti ringrazio, ti libero e ricordo appunto a tutti che abbiamo un programma prossimo legati agli eventi, ecco sono già arrivato al grazie, ok, dove con altri esperti, con altri membri del nostro gruppo di lavoro parleremo di altre appunto tecnologie, no? Del mondo dell'intelligenza artificiale. A marzo avremo degli appuntamenti sul chatbot, quindi sul robot che parla per noi, e molte volte la mia domanda qua è quando entro in un bot posso parlare con un umano? La lasciamo stare. La parte di virtual assistant, quindi del supporto all'assistenza in ambito virtuale, manutenzione predittiva, analisi predittiva, risk assessment, l'hardware con una ragazza che lavorano, anche qua se ne vedono poche, no? Parliamo sempre di software, però ovviamente il software deve girare da qualche parte. Lei lavora su oggetti intelligenti e quindi ci parlerà appunto di quello che stanno facendo. Recommendation, quindi anche qua quello che dicevamo prima, io ho bisogno di farmi riconoscere nel momento in cui entro in un negozio e quindi voglio anche essere assistito, perché no, da qualcuno, fino ad arrivare alla parte vendita, marketing e tutto ciò che ci fanno comprare anche se non lo desideriamo. Io vi ringrazio veramente tutti, prof, veramente nuovamente è stato un enorme piacere. Grazie a voi a tutti e a presto, seguirò il pubblico gli altri seminari che sono veramente interessanti. Grazie prof, di nuovo grazie a tutti. A presto.